Fabio, hai visto Sì. che microfono che ho? Voglio vedere se si lamentano ancora Che che non si il volume è sente. basso. Sembro, come si, chi era? Ruggero Orlando da Washington, com'era? Sì, è quello, è proprio il microfono che si siano Teddy Reno a lamentati. Sanremo, L'abbiamo eh? comprata un'asta di beneficenza e, capito, un vecchio microfono piezoelettrico. Senti, allora volevamo parlare di quella fusione Siemens-Alstom nei trasporti che è stata negata? Quello è un tema abbastanza interessante perché, insomma, Alstom e Siemens sono due colossi europei e la Commissione europea l'ha bloccata o quantomeno non l'ha approvata come proposta perché introdurrebbe una posizione dominante nel settore delle segnalazioni ferroviarie, che non mi sembra esattamente un settore altamente strategico. Ma comunque, diciamo più in generale, secondo me, ed è stato sottolineato in tanti interventi sulla stampa, no? Anche specializzata, il punto importante è che la Commissione europea viene accusata di vivere un po' nel mondo degli anni 90, in cui l'antitrust doveva assicurare che non ci fossero abusi di mercato nel mercato unico europeo. Oggi, con la globalizzazione, col WTO, con la Cina e tutto quello che sappiamo, andare a fissarsi sul mercato europeo e ignorare quello che avviene a livello mondiale è un modo miope di gestire l'antitrust. Tu come la vedi? Cioè, sei d'accordo su questa cosa o ha ragione la Commissione europea? Ma guarda, è una faccenda importante che io non ho approfondito perché ho passato un periodo molto intenso e non sono riuscito a leggere molto. Però tendo, non me la sono presa per la decisione della Commissione di non avallare la fusione. Ti spiego perché. Se avesse avallato la fusione, praticamente in Europa avremmo avuto un concorrente unico. Non so, Certo. sicuramente nei rolling stock, ossia nei vagoni, nei treni, nell'infrastruttura fisica, avremmo avuto un concorrente, non c'è rimasto nessun altro concorrente europeo. E quindi questi avrebbero fatto il prezzo che volevano, sostanzialmente. Quindi effettivamente si creava una situazione di monopolio abbastanza pesante, perché tu chiamavi a gara e poi avevi concorrenti cinesi, giapponesi, non so ancora se la Bombardier è ancora su piazza, però poi dopo di fatto avevo un Sì, concorrente europeo con enormi vantaggi di installazioni, perché poi si fa fatica a competere da lontano, capito, sui treni da fare in un altro continente. E la giustificazione era, sì, perché dobbiamo competere contro la Cina e i cinesi hanno dei grossi colossi. Ecco, questa giustificazione che hanno portato avanti i tedeschi e i francesi non mi va, per questa ragione. Perché per fare un concorrente unico europeo non serve a niente contro la Cina, perché la Cina comunque ha le aziende di Stato che possono entrare in gara. E possono bidare dei prezzi bassissimi perché sostenuti dal tesoro cinese. Per cui capito che ci sia una fusione Siemens-Alstom non fa nessuna differenza. I cinesi, se vogliono, entrano lo stesso, facendo dumping per 2 o 3 anni finché non scaldino il mercato. Per cui, cosa che noi europei non possiamo fare, comunque non possiamo sostenere le nostre aziende private grandi con soldi pubblici. Secondo, perché il mercato cinese è di fatto chiuso. Per cui, allora, se vogliamo contrastare il fenomeno cinese, facciamo una cosa. Diciamo che l'Europa è chiusa ai concorrenti cinesi. Ci teniamo due concorrenti europei che fanno una gara e chiudiamo il mercato ai concorrenti cinesi. Allora, meglio che avere un solo concorrente europeo che fa il prezzo e tenerlo aperto.
Poi i concorrenti cinesi, per esempio, rubano la tecnologia, i loro treni, i loro treni a alta velocità, loro tanto che sono, hanno tutto, tecnologia Siemens, Kawasaki, tutta rubata e copiazzata. Allora, capito, facciamo delle azioni incisive contro il furto di tecnologia. Cioè, se veramente vuoi fare un'azione per contenere la spinta cinese, devi fare molto di più che creare un grande campione europeo. Devi bloccare le offerte cinesi quando sono chiaramente sotto costo, devi bloccare il mercato in alcune situazioni particolari per non concedere a loro una testa di ponte, fare azioni incisive contro il furto di tecnologia e imporre alla Cina che il mercato cinese si apra a concorrenti non cinesi, perché il mercato ferroviario è solo cinese. Allora, se mi dici, se fanno queste quattro cose e in coda si studia anche la fusione tra Siemens e Alstom, mi va bene, ma che si faccia solo la prima, delle altre non se ne parli, a me puzza di inculata, ecco. Ti è chiaro? Ma il punto però, se lasci... Fabio, è chiaro il mio discorso, è chiaro? Sì, assolutamente. Ma quello che mi chiedo è, se lasci Alstom e Siemens separate, no? Fai conto che la fusione venga... si fanno la guerra e competono come se si fanno la guerra, in teoria basta che non colludono, si fanno la guerra e quindi c'è concorrenza. Però il discorso è questo: esistono in quel settore delle economie di scala tali per cui se tu non raggiungi una dimensione minima non riesci a competere perché non so, di ricerca, di finanziamento, no, di questo. Sì, non ti consentono di competere. Sulle grandi offerte. Anche se i cinesi o gli americani diventassero onesti, tra virgolette, nel loro, diciamo così, nel loro supporto ai campioni nazionali. Fabio, ci sono, ma Siemens e Alstom da sole sono ben al di sopra. Cioè, hanno la massa critica per stare sul mercato. Non è che sono piccole, capito? Non è che sono piccole malandate. Stai dicendo che la Commissione europea sta combattendo la battaglia sbagliata? No. No, dico che dico che Francia e Germania mi puzza che facciano i furbi, vogliono seccamente dominare il mercato, adducendo la Cina come scusa. Perché fai la fusione alla prossima metropolitana di Milano, non possiamo altro che comprare un treno franco-cinese al doppio del prezzo. Questa è la verità, capito? E la inculata ce la pigliano gli italiani, che paghiamo di più la roba fatta in Francia e Germania, perché loro non si assoggettano alla concorrenza. È lì che vedo, è questo che mi pone in modo molto semplicistico. Diciamo che questo lo pigliamo solo a ragionamento, sì, perché mi mancano molti elementi. Però il rischio è lì che mi sta un poco simpatici i franco-tedeschi. E in qualche modo, seppur io sia ben anticina, trovo non intelligente la posizione della Commissione di non autorizzare la fusione. Perché alla fine c'è uno che fa il culo e taglieggia tutti gli altri mercati europei. Grecia, Portogallo, Spagna, Danimarca, fanno il prezzo, buongiorno e buonasera. Allora, se vogliamo veramente contenere la Cina e mantenere l'industria europea del ferroviario, dobbiamo metterci d'accordo su una serie di azioni. No anti-dumping, libero mercato in Cina, aggredire i furti tecnologia come fanno gli americani e permettere il sussidio delle nostre imprese nella misura in cui i cinesi sussidino le loro. Però di queste cose non se ne è parlato. Si è parlato della scappatoia più comoda dei franchi tedeschi e dire siamo solo noi, adesso dimmi te una gara europea, chi altro la può vincere se non loro? È questo che dico, capito? Per me il franco-tedesco è un po' fumatore. Almeno la Cina non faccia dumping. Sì, ho capito. Però devo dire comunque un gran bel dumping per arrivare in Europa. Poi dopo hanno poi una stazza queste due che possono far fronte, capito? È dura anche per la Cina quando queste due sono messe insieme. Solo che è duro, però i consumatori di quella roba lì siamo noi, capito? Sì, certo. Va bene, no, è una posizione molto interessante. Grazie. Ciao Fabio. Ciao.